Ecco, oggi siamo qui riuniti perché c'è il funerale delle partite IVA, vediamo. Molte partite IVA grazie a questo governo e ai loro aiuti fantasmi hanno fatto morire moltissimi di noi. Un vero e proprio funerale con tanto di carro funebre ha attraversato la città di Arezzo partendo dalla zona San Donato. Un modo per denunciare i mancati aiuti da parte dello Stato ai piccoli e medi imprenditori, al popolo di quelle partite IVA che sono dovute rimanere ferme per decreto. Ora partirà il corteo di questo funerale per tutti questi grandi eroi che stanno morendo. Vediamo, ecco una partita IVA qui incatenata e vorrà rimanere incatenata fino a quando il governo non potrà fare veramente qualcosa di buono per loro. Abbiamo tutta la solidarietà del quartiere, abbiamo altri negozi chiusi, ormai stanno chiudendo molte partite IVA, perché da marzo oggi a solamente 600 euro si vale veramente nulla in Italia per il nostro governo, i nostri parlamentari. Molte serrande sono rimaste chiuse, altre chissà, forse non riapriranno mai, consapevoli che non è possibile ricoprire le spese sostenute. Molte sono rimaste chiuse ugualmente perché tanto non sapevano di non poter ricoprire le loro spese. Parrucchieri chiusi, generi alimentari, ecco, tutti solidali alle partite IVA, da italiani a stranieri. Anche i stranieri sono con noi in questa lotta. Una lotta che bisogna portare avanti per l'aiuto dell'economia italiana e ricordiamo che se chiudono tutte le partite IVA in Italia ci sarà il default perché nessuno potrà riscuotere, perché sappiamo che le partite IVA sono il cuore, il motore di tutto il governo, di tutta l'Italia. Se noi si chiude mancheranno i soldi per poter pagare tutti.